No, Presidente, non la posso accettare questa riformulazione. Non ho capito, chiedo scusa, non l'accetta? Non accetto la riformulazione, okay. Chiedo che venga messo al voto, però prima intervengo per dichiarazione di voto. Perché con questo ordine del giorno si chiedeva con due impegni, il primo, quello di prendere quei famosi 7 milioni, visto che non li avete voluti utilizzare per aiutare gli studenti per raggiungere l'università, quantomeno per stipulare una convenzione con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, l'ANAS e la Regione Calabria per mettere in sicurezza le infrastrutture calabresi, soprattutto i ponti e i viadotti. E questo impegno mi avete detto di ritirarlo perché non vi piaceva. E poi c'era un secondo impegno che mi avete chiesto di riformulare in questo modo, cioè voi mi avete chiesto di riformulare l'impegno da provvedere con urgenza, anche con un decreto ad hoc, alla messa in sicurezza dell'infrastruttura, alla ricostruzione del viadotto crollato e ad ogni azione utile per togliere Longobucco dall'isolamento, con monitorare gli esiti della commissione tecnica sulle cause del cedimento e sulla base di tali esiti valutare l'opportunità di promuovere un ripristino dell'opera. Voi con questa riformulazione mi state dicendo due cose e delle due l'una: o che di Longobucco e dell'intera comunità e dell'intero entroterra asilano e del fatto che intere comunità siano isolate non vi interessa nulla, oppure che dobbiamo essere messi a conoscenza di qualcosa che non ci è stato detto, tipo del fatto che il viadotto crollato non può essere ripristinato perché l'intera strada è a rischio crollo. E quando parlo di isolamento mi riferisco al fatto che dal momento successivo al crollo sono state miracolosamente riaperte al traffico e rese transitabili delle strade precedentemente chiuse perché a rischio frane. Questo vuol dire che il prezzo per uscire dall'isolamento è quello di rischiare la vita ogni qualvolta si percorre una strada per uscire dal paese. Quando parlo di isolamento mi riferisco al fatto che stiamo parlando di comunità non servite dai servizi essenziali come ospedali e scuole. E a tal proposito, oltre al danno anche la beffa per i cittadini di Longobucco, perché mentre stavano manifestando e il sindaco aveva anche annunciato lo sciopero della fame, è giunta loro una nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito che una delle due scuole secondarie di secondo grado che servivano la città a settembre non riaprirà. E quindi il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre il paese è isolato, invitava decine di famiglie, tra cui le famiglie di due studenti disabili, ad iscrivere i propri figli presso altre istituzioni scolastiche della provincia. E oggi voi mi venite a dire che non c'è nessuna urgenza per ripristinare l'opera e far uscire Longobucco dall'isolamento. Mi venite a dire che valutate l'opportunità di promuovere un ripristino. Ma avete mai provato a vivere in un paese dal quale non si può uscire? Avete mai provato a vivere in un paese dove se vi prende un infarto siete morti, perché l'ambulanza non potrà mai arrivare in tempo? Avete mai provato a vivere in un paese dove se hai un figlio disabile sei lasciato totalmente da solo, perché non soltanto lo Stato non ti aiuta, ti chiude pure la scuola? No, Presidente, io questa riformulazione non la posso accettare, perché non voglio essere complice dell'ennesima presa in giro della politica tutta, da destra a sinistra, che in 30 anni ha usato la Calabria solo come urna elettorale per portare qui persone che il nome Longobucco non lo sapevano neanche pronunciare, che ha lasciato la Calabria abbandonata a se stessa e al suo destino, anzi con la sola possibilità di salvarsi andando via da lì per fare la ricchezza di altri territori. Quindi io la riformulazione non l'accetto e chiedo che venga messa al voto, perché sia chiaro a tutti che non è un'urgenza di questa maggioranza riportare Longobucco fuori dall'isolamento e attribuire ai cittadini null'altro che i propri diritti di cittadini di un paese civile. Grazie. Grazie onorevole Baldino.